Mister Dietti, che viene la cosa che più è stata apprezzata da noi, l'entusiasmo a cui ha accettato il nostro invito, a cui ha accettato l'incarico, questo che sia fuori era ovviamente un buon inizio, una buona partenza per risolverci una situazione che è diventata man mano sempre più critica e delicata. Abbiamo la convinzione che si possa fare veramente un ottimo lavoro, lui ha la stessa convinzione nostra, anzi molto più accentuata, entusiasmo, questa è stata la chiave per partire subito per il mio lavoro. Non voglio dire di più perché adesso lo conoscete voi e avete modo ovviamente di fare le domande che credete più opportune, disponibile qua, io vi lascio lavorare, approfitto dell'occasione che siamo con tutti qua oggi a fare tanti auguri personali. Il buon Natale. Grazie. Lascio lavorare, via. Filippo, sai tu come riuscire per questo? Bene, benvenuti a tutti alla presentazione di Mister Alfredo Aglietti. Come vi avevo già anticipato, questa conferenza sarà valida anche per il Predi Brescia-Palermo. E vi lascio insomma a tutte le curiosità. E direi che possiamo iniziare. Mister Giampaolo Lanfranchi della Gazzetta dello Sport. E in ogni caso, visto che il mister è appena arrivato, per questa volta vi chiedo di presentarvi con nome, cognome e testata di riferimento. Prego. Tanto buonasera, vale per tutti, chiaramente. Buonasera, buonasera mister, Giampaolo Lanfranchi, Gazzetta dello Sport e Brescia. Lei subentra come subentrò 3 anni fa. 3 anni fa poi fece una grande impresa a Verona, ha avuto ovviamente a quella. E nonostante la grande impresa poi non fu confermato, adesso subentra, io sono passati diversi anni da allora, però sono fermo a quella grande impresa che nessuno si sarebbe aspettato. Mi domando se non è anche un modo per lei per riprendersi qualcosa che in quel caso non le fu consentito di, non dico di andare in adesso, ma dico, è come riprendere un discorso, cioè l'ultima volta in cui è subentrato in una situazione non facile, ha fatto forse più di quello che ci si aspettava, adesso subentra in una situazione da 0-0, c'è vittoria senza 26 sconfitte, c'è un altro pezzo di strada da fare, è un modo magari per riprendersi quello che non ha potuto mantenere. Ma più per quello che mi riguarda, penso che questa cosa che lei mi dice la firmerebbero un po' tutti, no? Società, tifosi, calciatori. Quindi sì, per me quella situazione di Verona fu chiaramente una situazione di poco tempo, ma di grande impatto. Qui ho un po' più tempo per lavorare, adesso abbiamo questa partita lunedì, poi c'è la sosta, sicché chiaramente in questi 3 giorni cercheremo di fare il massimo per arrivare alla gara col Palermo, ma è chiaro che poi dopo la sosta, quando riprenderemo e ci sarà un po' più tempo per lavorare, magari avrò modo anche di diciamo così iniziare a passare quei concetti che cercai comunque anche in quell'occasione che lei ha ribadito di trasmettere in poco tempo e di trasmettere qui alla stessa maniera, sperando che abbiano lo stesso impatto. Sicuramente la qualità dei calciatori c'è, indubbiamente, allo stesso modo dobbiamo essere bravi a, come ho detto, ad approcciare intanto la partita di lunedì e poi dopo vedremo. Grazie. Prego. Prossimo, sono giornale di Brescia. Buonasera mister, Erika Valiselli, giornale di Brescia e te tutto. Siccome magari noi da dentro non abbiamo bene la percezione di come arriva il Brescia sull'esterno, no? Questi sono stati mesi anche un po' difficili, con le difficoltà del presidente Cellino, difficoltà appunto dovuta a una situazione particolare, e poi c'è che Cellino è sempre Cellino, no? Con tutto quel che ne consegue, eccetera. Ecco, da fuori non ha, quando ha ricevuto la chiamata, ha avuto qualche titubanza, eccetera, non ha avuto nessun tipo di remora e niente. Assolutamente. Io al di là di quella che è la situazione, che poi non lo so poi qual è di preciso perché non ho avuto modo di parlare di questo, si legge tante cose, ma poi dopo solo i diretti interessati sanno qual è la verità. L'unica cosa che ho guardato è il blasone della piazza, della società e della squadra. E secondo me, insomma, non potevo dire di no a Brescia. Quindi non mi è passato neanche l'anticamera del cervello
non venire qui. Luca Bertelli, Luca Bertelli, quello della Sera Brescia. La prima domanda, due domande in una. Le chiedo, la società cosa le ha chiesto? Salvezza prima di tutto o c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella e provare ad andare ai playoff? E le chiedo da fuori che Brescia ha visto però nelle ultime settimane, perché siamo una squadra in grossa pressione. Diciamo che Brescia nelle ultime settimane sicuramente ha riscontrato qualche difficoltà, soprattutto nella testa. E quindi mi riallaccio alla prima domanda. Il presidente mi ha chiesto innanzitutto, così come il direttore sportivo, di ridare fiducia, entusiasmo e convinzione a questi ragazzi. Dopodiché è chiaro che a seconda di come magari reagiranno, a seconda di quelle che saranno le prestazioni, oltre che i risultati delle prossime gare, potremo stilare un primo bilancio e vedere quello che potrà essere il nostro obiettivo. Parlare di obiettivi non ne abbiamo parlato, perché è inutile insomma parlare di obiettivi. La prima cosa a cui dobbiamo guardare è tornare a giocare e a fare prestazioni importanti che ci possano consentire di arrivare innanzitutto al risultato. Poi dopo da lì sono convinto che magari nel momento in cui si riesce a trovare una vittoria ci rassereniamo, torna il sorriso, quella convinzione, e allora potremo capire quali potranno essere i valori di questa squadra. Ciro Corradini, benvenuto. Grazie. Ciro Corradini, Video Brescia. Che cosa secondo lei ha convinto Cellino ad optare per la scelta Aglietti, e quando vi siete sentiti la prima volta come è nato il vostro rapporto? Ma in realtà ci siamo sentiti ieri l'altro sera, nel senso che è stata una trattativa lampo, perché abbiamo parlato col presidente rapidamente, mi ha chiesto poi dopo di incontrarlo, ma i dettagli erano praticamente già definiti, insomma, nel senso che lui sicuramente voleva vedere di persona, io era la prima volta che incontravo di persona Cellino in questo tipo di situazione, cioè diciamo per una trattativa, chiamiamola così, e quindi magari è stato anche un modo di conoscerci a vicenda in quel momento, e penso che magari lui sia rimasto anche favorevolmente impressionato da quello che diceva prima, da quello che ha detto il direttore, che comunque ha percepito la mia voglia di allenare Brescia, e magari forse ha avuto anche quello step, quel passo in più per fare una cosa che, insomma, e lo dico da diciamo così, da uomo, da allenatore che ha subito anche l'anno scorso, cioè l'esonero, non è mai bella, insomma, né per una società né per una squadra. Però probabilmente, ripeto, forse si è arrivati a un punto in cui anche il mio, diciamo così, entusiasmo l'ho un po' contagiato e ha fatto prendere una decisione che, da come aveva detto lui all'inizio, non era presa in considerazione. Buonasera mister, benvenuto. Sì, Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi. Volevo chiedere, restando un po' più sull'attualità e sul futuro più immediato, vabbè, lei ha allenato questa mattina la prima volta, quindi un allenamento magari troppo poco, volevo chiedere un attimino che tipo di squadra ha trovato e come giudica anche questo campionato, lei che ha molta esperienza in Serie B, come lo valuta nel complesso? Lo valuto un campionato che negli ultimi 20-25 anni non c'è stato, nel senso che una qualità delle rose, una importanza delle piazze, proprietà fortissime, calciatori di categoria superiore, insomma, questa si dice spesso che sia una A2, ma quest'anno credo che mai come quest'anno ci si vada vicino a questa definizione. Però Brescia è una di queste, insomma, nel senso che quando si parla di proprietà, di importanza, di storia, di qualità, ci siamo anche noi. Lo dobbiamo dimostrare, insomma, non è che dobbiamo guardare solo gli altri e dire come sono belli, come sono bravi Cagliari, Genoa e la Regina o il Frosinone. Noi dobbiamo essere consapevoli che in questo novero di squadre ci siamo anche noi, e ripeto, poi toccherà al campo dimostrarlo, col lavoro, con la voglia, col sacrificio. Non basta la qualità tecnica della squadra, ma dobbiamo anche essere bravi a calarci in un campionato in cui in ogni gara ci sono delle insidie, indubbiamente. Era questa, c'era un'altra cosa. Sì, poi sulla squadra come l'aveva vista? Ah no, la squadra è chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è subito un reset, un input, si rialza subito l'attenzione. L'ho visto così, anche se mi avevano detto comunque che la squadra si è sempre allenata bene, indubbiamente, però
li vedi insomma che forse già da subito magari si cerca di mettersi in mostra, si cerca di far vedere al nuovo allenatore che ci sono anch'io. Quello che è successo un po' stamani, che succederà sicuramente da quella partita di lunedì, come ho detto, che magari forse a livello tattico ci sarà un'impostazione ancora un po' approssimativa per quello che mi riguarda, perché chiaramente in 3 giorni si fa poco, ma mi aspetto di vedere quello che c'è stato oggi in campo, questa tensione, questa rabbia, questa intensità che dovremo avere lunedì. Salve, Cristiano Tognoli, Tutto Sport e Brescia Angolo. È il 13° allenatore in 5 anni e mezzo di Cellino, siamo al 18° cambio. Noi queste parole le abbiamo sentite tante volte, cioè ogni volta sentiamo ovviamente l'allenatore che dice sono qua per portare entusiasmo, ho visto entusiasmo nel presidente e quant'altro, poi dopo qualche mese l'empatia viene meno. Lei cosa pensa di poter portare di diverso di quello che non siano riusciti a portare questi altri 12 allenatori che ci sono? Me la pone stati proprio male. Me la pone proprio male. No, sono dati oggettivi, mister. Sì, credo che i numeri siano incontrovertibili. Non potrei dire neanche che vengo qui aspettando. Credo di essere stato molto tranquillo. No, ripeto, perché voi chiaramente vivete la piazza. La conosciamo meglio di me. Certo. Quindi, questa è una piazza ferita, una piazza che ha una più entusiasmo. Che ha parlato 3.000 spettatori l'ultima partita col Parma. Questo mi dispiace, perché comunque Brescia come tifoseria, come sostegno, come calore, soprattutto da avversario, ho sempre avvertito il peso dei tifosi quando ci giochi contro. Mi auguro che possa innanzitutto anche lunedì lo stadio darci quella mano che ci serve, e invito i tifosi insomma lunedì sera far sì che lo stadio si appoggia. Poi quello che dice lei sicuramente lo capisco, perché si vede passare persone, parole, situazioni, però alla stessa maniera io mi metto in gioco, certo. Quindi mettendomi in gioco voglio portare quello che è mio. Ogni allenatore può avere magari una caratteristica, un modo di lavorare. Alla fine poi credo che quello che sposti veramente le cose sono i risultati. Quindi otterremo dei risultati, magari riuscirò anch'io a farmi amare da tutte le componenti, e se questo non avverrà vedremo al momento quello che succederà. Quindi da parte mia, ripeto, io come ho detto prima, a prescindere da tutto, questa è una piazza a cui non si può dire di no, quindi io sono molto contento di essere qui e non mi faccio spaventare dai numeri che lei mi ha appena citato. Grazie. Buongiorno, ben arrivato, Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia. Grazie. L'ha accennato un attimo prima, 3-4 giorni sono pochi anche per sistemare e per mettere in toto le sue idee. Però questa è una squadra che è partita con un discorso tattico di un 4-3-1-2, che è passata a un 4-3-2, 11 con 2 trequartisti, poi anche a un 4-3-3 e nelle ultime settimane a un 4-4-2. Mi ha provato il po' tutti. Poi è vero che gli allenatori dicono sono solo numeri, poi dopo è l'atteggiamento che conta, però i numeri questi sono. Lei ha un'idea già tattica, che non so se potrà già vedersi col Palermo, ma che vuole applicare questa squadra diversa da quella che ha avuto fino ad ora? Al di là dei numeri, credo che siano, e delle posizioni, le caratteristiche dei giocatori che fanno la differenza. Quindi cercare di impiegare i calciatori nel ruolo a loro più consono. E da qui poi si parte con i numeri. Ho un'idea chiara per quello che non dobbiamo fare, ho un'idea discretamente, come si può dire, visibile, fra nebbia, per quello che dovremo fare. Non lo sto a dire ora, perché se c'ho un vantaggio lunedì chiaramente sarà quella che magari loro non sanno come giocheremo, quindi anche come base non le rispondo, ma non perché non lo voglio rispondere, perché non la voglio tenere per me, diciamo, perché magari per quello che riguarda la partita col Palermo, in realtà, perché mi ha detto che i giocatori io cerco di farli giocare nel loro ruolo, non perché perché poi se li metti in campo in un posto dove non
non si sentano nella loro zona di comfort, anche la testa si appesantisce. Questo è... Beh, ci saranno le scelte che non sono mai definitive, questo l'ho detto anche ai ragazzi, però avremo una base, diciamo, dalla base vedremo come spaziare. Grazie. Buonasera mister, benvenuto. Buonasera, grazie. Il Fantapoker. Ovviamente iniziare la stagione in corso non è come iniziare dall'inizio, a pochi giorni prima della prima partita. Volevo dire innanzitutto cosa ha visto al di là dell'impegno negli occhi dei giocatori e se prima della prossima partita già in mente comunque di fare dei colloqui individuali per capire ognuno di loro. Colloqui individuali con qualcuno ha già parlato, stamani già ho avuto modo di parlare, ho parlato alla squadra, come ho detto in questo momento c'è da concentrarsi sulla partita, viste anche le poche ore che ci separano da qui alla partita, i concetti che ho in testa, qualcosina, soprattutto magari per quella che è la situazione non possesso, possiamo anche trasmettere, ma è chiaro che dobbiamo lavorare, quindi dobbiamo cercare comunque sia durante gli allenamenti di essere delle spugne, prendere tutto e subito in poco tempo. Ai ragazzi ho chiesto questo, insomma, di rimanere concentrati, attenti e cercare di andare in campo da qui a lunedì a preparare una partita che per noi è molto importante, perché poi c'è la sosta e riuscire a vincerla sarebbe tanta roba. Grazie. Buon pomeriggio, già stiamo sapere tutto, fatto con una battuta rondinella un po' nel suo destino, visto che è partito da una squadra toscana, rondinella giusto, e poi esatto. Adesso le rondinelle. Alla rondinella io sono cresciuto, ho fatto quasi 7-8 anni. E poi le volevo chiedere un po', mi ricollego quello che hanno chiesto i colleghi riguardo proprio la Serie B un po' in generale, no? All'inizio del campionato si diceva che questa Serie B, quindi questa stagione, poteva essere una delle Serie B più belle di sempre, visto le squadre. Invece, almeno in questa prima parte del campionato, dico che ci sono delusioni, visto alcune club importanti che non stanno rispettando un po' le aspettative. Ma cosa pensa lei invece di questa seconda parte? Cioè, si aspetta delle sorprese? Delusioni, bisogna vedere anche il motivo per cui poi uno può essere deluso, perché se le squadre magari anche retrocesse, che stanno facendo fatica, e l'hanno fatta non solo quest'anno, anche negli anni scorsi che è retrocesso, mi sembra proprio che il Verona, che dicevamo prima, è stata una delle ultime squadre a vincere il campionato dopo che era retrocesso. Per il resto negli ultimi anni nessuna squadra che è scesa dalla A è salita subito, quindi questo sta rispetto magari a quello che succedeva 10-12 anni fa, che come scendevi risalivi, sta a significare che comunque sia il livello, come dicevo prima, delle rose è molto alto, quindi per me il Frosinone primo non è una sorpresa, perché per me è una squadra molto forte. Se poi si intende che per ingaggi, proprietà, il Genoa, il Parma, il Cagliari devono stravincere il campionato, la Serie B non è questa, cioè, però se guardiamo queste squadre come rose, come calciatori, come bacino d'utenza, eccetera eccetera, vediamo che magari sono attardate e quindi allora ci stupiamo, e Brescia magari può essere tra questo numero di squadre, però io non credo che le squadre che sono magari là davanti siano inferiori a quelle che sono un po' attardate. Probabilmente ci si attendeva di più, come ha detto anche lei, da certe squadre, ma credo che sia anche merito di chi gli sta davanti essere davanti in questo momento. C'è tempo per recuperare, ma c'è tempo per peggiorare anche, perché quindi come ho detto prima, quest'anno è veramente un campionato in cui tutte le partite puoi vincere e tutte le puoi perdere, ogni gara è un'insidia. Credo anche vedere le partite quest'anno rispetto agli anni scorsi sia molto più bello, sono state delle partite bellissime, mi sono proprio divertito fino a ora a vedere alcune gare. Ciao mister, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Allora, posto che ha avuto un allenamento e avrà tempo per conoscere i suoi giocatori, però io le faccio due nomi, Galazzi, Bianchi, che sono, ed estremizzo il concetto, un po' i talenti inespressi, se vogliamo, di questa prima parte di stagione. Che idea si è fatto lei da fuori di questi due giocatori, soprattutto se li vede come potenziali protagonisti del suo Brescia tipo, del suo Brescia titolare?
Intanto il Brescia tipo non ci deve essere, nel senso ci deve essere eventualmente un'idea di gioco e gli interpreti che poi possono variare, quelli sì. Ormai le formazioni titolari credo che siano diventati una cosa, una moda che è passata. Per quello che riguarda Bianchi e Galazzi, io credo che i giocatori intanto vadano allenati. Uno li vede da fuori, ma poi non li conosce personalmente, caratterialmente, come si allenano, quello che fanno, che pensano, come ragionano. Quindi bisogna capire anche il perché questi ragazzi sono stati, tra virgolette, poco utilizzati. Ed è chiaro che anch'io, prima di rispondere alla tua domanda, ho bisogno di conoscere un po' di più. Questo non significa che magari lunedì non possano uno dei due, se non tutti e due, partire dall'inizio, però è chiaro anche che, come ho detto, mi serve qualche allenamento in più per rispondere in maniera un po' più approfondita alla domanda. Ma facciamo le ultime sviluppate e partiamo con mi collego a quello che ha appena detto. È appena arrivato, per cui deve vedere anche ad opera i giocatori per capire. Le chiedo se sulla carta e per quello che ha visto finora, in questa rosa però c'è già un numero sufficiente di giocatori con le caratteristiche adatte alla sua idea di gioco, o se invece a gennaio qualcosa, visto che il mercato dopo questa partita inizierà, qualche piccolo intervento, piccolo o ci dica lei, servirà, o se invece c'è già tutto apparecchiato nel menù? A livello di mercato è chiaro che in questo periodo, per quello che mi ricordo, in queste 48 ore, diciamo, non abbiamo assolutamente parlato. No, mi stavo proiettando. Ma io credo che un allenatore, ora, anche queste saranno anche frasi fatte, ma in realtà si deve anche adattare, non può conoscere solo un modulo o giocare solo una maniera, altrimenti deve farsi la squadra, tra virgolette, da solo e sperare sempre di riuscire a prendere quei calciatori sui quali può adattare il suo modulo. La verità è che noi oggi dobbiamo essere elastici, cercare di lavorare con quello che abbiamo a disposizione e cercare, come dicevo prima, di mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili per far bene, indubbiamente. Questo è. Poi se lei mi chiede quale è, tra virgolette, il suo modulo preferito rispetto a quale è, quello è un altro discorso, ma è chiaro che adesso non possiamo, non siamo all'inizio e non è, la squadra non è assolutamente da stravolgere. Come dicevo prima, anche se di mercato non abbiamo assolutamente parlato, è l'ultimo dei pensieri in questo momento. E quindi credo che ci dobbiamo concentrare su quella che è la partita di lunedì e poi dopo tireremo una linea e vedremo. Insomma. Lei prima ha detto: ho una discreta idea di quello che vorrei fare e un'idea molto chiara di quello che non voglio che facciamo, ma intendeva a livello tattico, a livello concettuale, di cose proprio concettuali che lei dice tutte non vogliono, non mi piacciono. Tutte non... e due, nel senso che a livello tattico questa squadra non ha esterni sostanzialmente, quindi la risposta è questa, insomma. A livello concettuale dobbiamo, secondo me, credere di più in cose diverse rispetto magari a quello che ha fatto la squadra fino a me. In questo momento deve essere una squadra più convinta magari di aggredire davanti, pressare, riconquistare, ripartire. Tutte queste parole che poi dopo vanno allenate. Premesso che non accade solo a Brescia, ovviamente, perché chi compra il treno di solito ci vuole pure giocare. A Brescia si dice che ci siano però ingerenze a volte forti, si dice addirittura pressioni forti sull'allenatore affinché faccia giocare questo piuttosto che quello. E per esempio, tra le altre cose che, giusto o sbagliato, si sta imposto, la famosa panchina corta, siamo gli unici nell'Europa occidentale in quella dell'est, ma anche credo nell'emisfero boreale, che applicano questa cosa. Lo sapeva, ne tiene conto. Ma diciamo, sono circolate voci. Non le ha confermate il presidente. No. Basta vedere i tabellini anche qua. Lei cosa ne pensa? Quanti ne vuole? Quanti allenatori sono passati? Non sarò certo io a cambiare. No, però, guardi che non tutti, no? Qualcuno è qualcuno, no, posto anche questo... 20-22 è riuscito. Cioè, Clotetta aveva detto a me stanno bene 19. Non so se sta bene. Dire a me stanno bene 19, un conto magari può essere. Vorrei
che magari ci dovesse essere la possibilità di portarne 22 o 23, cioè questo è il discorso. Comunque i cambi rimangono 5, quindi non è che se ce ne sono 22 ne posso mettere diversi. Chiaro che la scelta potrebbe essere diversa, però ripeto, insomma, mi fate una domanda in questo momento che su cui sapete bene anche la risposta, quindi davvero no. Perché le ripeto, alcuni giocatori sono, alcuni allenatori sono riusciti a portarne anche di più di 19. Allora non è una scelta, diciamo così, definitiva. Ne parleremo e vedremo magari se ci potrà essere questa possibilità. Ho visto anch'io che non so il motivo, insomma, di questa cosa. Ma ripeto, Protetta ha detto: a me sta bene 19, quindi è chiaro che c'era va bene così. Cosa sta bene anche a lei, è questo che stai chiedendo. Dovrò parlare se era una scelta, esatto, dovrò parlare se magari era una scelta dell'allenatore o se era tra virgolette la so poco questa cosa qua. Ho visto anch'io che c'erano magari a volte delle situazioni in cui la panchina era più o meno lunga e dovrò parlare magari anche con il direttore, lo so, con il presidente. E le presunte ingerenze? Ma lei per questo mestiere è brutto, nel senso che ogni allenatore, comunque sia in carica, deve essere bravo anche a saper ascoltare. Questo è non solo a Brescia, da tutte le parti, a Reggio Calabria, a Verona, alla Juventus, però le scelte devono restare dell'allenatore, perché comunque sia, scusate la parola, il culo è suo, quindi le scelte devono essere sue, perché se poi io faccio la formazione con la testa di un altro e poi comunque il risultato è lo stesso, non è che mi conviene tanto. Quindi detto questo, io parlo con tutti, parlo col direttore, parlo col presidente, spiegherò le mie scelte su chi giocherà, su chi starà fuori. Quindi l'allenatore si deve prendere le proprie responsabilità, su quelle poi dopo essere esaltato o allontanato, nel senso che perché poi il risultato è questo: se fai delle scelte che ti premiano, vengono esaltate, fai delle scelte che magari anche vanno contro quello che è il pensiero di altri e non ti premiano, è chiaro che può essere una cosa che ti mette in difficoltà, però fa parte del ruolo, perché comunque sia si vede da tante parti che comprano giocatori e stanno fuori, quindi ci sono pressioni, quindi non vedo la differenza qui a Brescia rispetto magari a un'altra piazza. Ripeto, tanti discorsi, però poi alla fine il nostro ruolo, cioè quello dell'allenatore, è quello di scegliere la formazione in base a quello che vediamo in allenamento e in base a quelle che sono le nostre idee. Bocca al lupo. Filippo, scusate, Filippo, hai detto che era anche la conferenza di Palermo. Una parola sul Palermo, visto che è la prima avversaria che si trova, una squadra che è in netta crescita, cosa si aspetta? Mi aspetto che la squadra faccia una prestazione importante, come ho detto prima, diversa rispetto alle ultime, perché sicuramente dalla prestazione si arriva al risultato. Il Palermo è in crescita, ma mi interessa relativamente, voglio vedere il Brescia in crescita, perché comunque sia la giocheremo in casa. Come ho detto prima, mi auguro che Romonti possa darci una mano, perché ne abbiamo bisogno. Giocare il 26 alle 12:30 non è una gara. No, non aiuta, sicuramente non aiuta, però la mano magari non è che devi per forza avere 15.000 spettatori, ne bastano anche la metà che si fanno sentire, che incitano la squadra dall'inizio alla fine, ai tifosi, ai ragazzi, insomma, della curva, tutto lo stadio, per quello che è la partita di lunedì, mi auguro che ci possa essere questo tipo di atteggiamento, insomma. Chiaro che dovremmo essere bravi noi anche a trascinare loro, questo indubbiamente, perché poi se la squadra ha il piglio giusto, l'atteggiamento giusto, sono convinto che al di là del risultato riceverà comunque applausi, perché qua di calcio ve ne intendete e se ne intendono, sono passati grandi allenatori, grandi giocatori, quindi si rendono conto quando la squadra ha dato tutto e magari il risultato è stato determinato da episodi. Per quello che riguarda poi situazioni tattiche, Palermo, eccetera, eccetera, ripeto, ne parleremo, ma quello che mi interessa di più è vedere l'atteggiamento della mia squadra. Grazie.